Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Vi avevo dato qualche settimana fa antipasto delle analisi gameplay di FIFA 22 e oggi ritorniamo con un altro match molto molto accattivante secondo me e vedrà come protagonisti me, incredibilmente, che scenderò in campo e Lucio Ezzers, uno dei giocatori italiani più in forma negli ultimi due anni. Abbiamo visto infatti come ha conquistato su FIFA 21 addirittura un titolo internazionale alla sua prima stagione e su FIFA 22 si sta riaffermando, ha ottenuto infatti da qualche giorno la qualifica alla Eligella Christmas Cup. Quindi un avversario di assoluto livello, vi assicuro che si tratta di una partita veramente scoppiettante da vivere fino all'ultimo secondo, quindi senza perderci troppo in chiacchiere andiamo subito nel vivo del match e mettetevi comodi. Eccoci qua quindi, come potete vedere anche a breve in alto a sinistra, si tratta di un best of 2, quindi partita al meglio di andata e ritorno, primo match che si è concluso sul 2-2, pari e patta. Match di ritorno che quindi avrà il finale tutto da scrivere all'interno di questi 90 o più minuti. Da destra verso sinistra in maglia Tottenham attacca Lucio, in maglia bianca Cagliari, da sinistra verso destra attacco io. Qui subito con Fofana cerco di lanciare Cruyff, che non è propriamente uno dei giocatori più veloci all'interno della mia squadra, e infatti nonostante lo spazio viene abilmente recuperato da Militao, qui lui fa un lancio perfetto verso Mbappé ma nonostante il time è verde la tira fuori, tant'è vero che io adesso metto pausa e lo prendo in giro perché lui dice che Mbappé è più forte di R9, io ho mandato la foto della mia faccia perplessa, motivo per il quale vedrete la pausa. Però qui ritorna anche un altro tema fondamentale, che è quello del filtrante con L1 più R1 e R2 che vi ho portato nello scorso tutorial. Infatti vedete qui io come sia stato pigro nella ricezione di Marquinhos, si era venuto a fare già separazione tra il mio difensore e il suo attaccante che partiva, Ronaldo aveva già iniziato l'animazione del lancio, quindi qui ero praticamente già spacciato a vedere questo Mbappé scappare, cosa che poi è effettivamente successa. Però per fortuna, complice un po' l'uscita del portiere, complice comunque il recupero di Marquinhos, anche se il tiro è stato ottimo, non è riuscito a trovare la rete del vantaggio con questo destro a giro sul secondo palo. Quindi sventato il pericolo riparto io, però come potete vedere fasi un po' confuse in queste prime battute di gioco. Recupero ancora una volta il pallone perché con Cordoba faccio un grandissimo switch e metto in fuorigioco il suo attaccante, però al momento Lucio con la sua pressione insomma stava dando i frutti che insomma si aspettava. Qui finalmente riesco a recuperare pallone, riesco ad iniziare ad imbastire una manovra offensiva che come potete vedere si sviluppa da destra verso sinistra come al solito per cercare di allargare la squadra avversaria. Qui il driven pass di Fofana non trova fortuna, però avete visto come la manovra è sempre avvolgente da un lato all'altro del campo per cercare di aprire la squadra avversaria. Qui faccio una grandissima difesa con Cordoba che va a recuperare il pallone. Qua ancora una volta lui cerca questo scavetto per insomma smarcare Mbappé, però non trova fortuna. Allora ricomincio io e già qui potete notare un po' come si vanno a contraddisporre i due stili di gioco. Infatti abbiamo Lucio che è molto più contropiedista, mentre io cerco di solito una manovra molto più ragionata, molto più basata sul possesso palla, la ricerca degli spazi, cosa che vado a costruire qui in questo frangente con questa palla dentro di Kessié che trova benissimo Cruyff che scarica in porta la rete dell'1-0. E questo è esattamente quello che vi ho fatto vedere anche nel vario tutorial degli attacchi che ho fatto, tant'è vero che qua la palla transita da Fofana a Kessié, che si diventa esattamente il regista offensivo in questa situazione di gioco, si viene a creare spazio tra i suoi due giocatori per l'avanzata di Cruyff, la ricezione di un passaggio diretto, e quindi nel momento in cui io vado a servire il giocatore olandese all'interno dell'area di rigore, vedete che questo è praticamente un 1v1 tra il mio attaccante e il suo Marquinhos. Quindi vado a liberarmi sul sinistro con il 5 piede debole di Cruyff, disorientando Marquinhos, e vado a realizzare l'1-0. Avevo fatto anche il timed, però è uscito un timed bianco, per cui un tiro normale, senza il boost effettivo della finalizzazione a tempo. Ma come ben sapete, se conoscete Lucio, le sue partite sono ricchissime di turnover, quindi nel momento in cui segno io, la possibilità di segnare immediatamente ce l'ha lui, ed è qua molto bravo a sfruttare questo kick-off con l'imbucata di Mbappé che arriva addirittura da quasi centrocampo. Guardate come lui dà la palla a Ronaldo per sfruttare ancora una volta l'inserimento di Mbappé. Io qui sono pigro nella selezione del giocatore perché vado a selezionare Hakimi e non Marquinhos, lo prendo in ritardo, però per fortuna la palla è lunga e Donnarumma in uscita chiudeva poi lo specchio al giocatore francese che di sinistro lo va esattamente a colpire. Quindi un'azione
per parte praticamente, un continuo ribaltamento di fronte, con io che magari ci metto un po' in più per arrivare alla conclusione, Lucio che invece col suo stile di gioco molto più diretto riesce a capovolgere il fronte in maniera molto molto rapida. Qui ancora una volta la palla che dall'esterno ritorna nella zona interna del campo, ancora che sì che diventa pivot in zona offensiva, qui Cruyff non legge il reverse elastico che avevo eseguito e quindi con quell'animazione strana la palla finisce tranquillamente nei piedi del suo portiere. La cosa qua bellissima che lui va a fare è su questo passaggio, lui già sa che Ronaldo sta scattando, vedete? Quindi qui io non ho praticamente tempo di andare a prendere Cordoba, lo faccio con una frazione di secondo in ritardo e quella frazione di secondo però nell'andare a prendere Cordoba senza sfiduciarmi mi ha salvato, vedete, perché Cordoba qua va a allungare il piede visto che io gli avevo chiesto il passaggio e di conseguenza la palla arriva poi nella zona di Donnarumma che di testa riesce ad anticipare l'arrivo di R9, ma come potete vedere la sua arma vincente sono assolutamente questi lanci che lo mettono quasi sempre a tu per tu. Qui lancio che sfrutto anche io però per lanciare Messi sulla fascia, cercare di guadagnare terreno, ritorno indietro, cerco di costruire la mia azione manovrata, ragionata, la palla da Messi, poi arriva dentro l'area Mbappé, qui Neymar fa una grandissima giocata, però Donnarumma arriva a sventare il possibile raddoppio. Qui in realtà rosico un po' perché il pallone ovviamente non sarebbe dovuto terminare come è terminato qui su Neymar, ma la palla era diretta su Cruyff che si sarebbe ritrovata a porta spalancata, quindi in realtà qui ricordo benissimo di avergliene dette un paio a Mbappé che col sinistro ha agganciato l'uomo sbagliato, poi con Neymar tutto giusto, il timed purtroppo non è verde ma è bianco, quindi tiro normale e ancora una volta Donnarumma ci mette i guantoni. Qui ancora bella giocata di Cruyff, elastico che prova a liberare il mancino ad incrociare, però è attenta la retroguardia del buon Lucio che si becca un altro tiro dalla distanza con il terzo calcio d'angolo di fila per continuare a portare pressione all'interno dell'area di rigore avversaria. Qui ottima la giocata, il dragback che però non è dei migliori e quindi va ad impattare su Fofana che può recuperare. Adesso una fase di gioco che sicuramente sorride maggiormente a me. Qui ancora una volta questo tentativo di lancio di prima verso R9 che andava ad imbucarsi tra i miei due difensori centrali, però il lancio è un po' fiacco e il mio switch è ottimale, per cui riesco comodamente a recuperare il pallone. Qui R9 ancora una volta si abbassa tantissimo per andare a recuperare questo pallone, come potete vedere. La palla poi viene data dentro verso Mbappé, anche da parte mia, sempre col filtrante alto, però non riesco a agganciare, ad involarmi verso la porta. Capovolgimento di fronte da quest'altro lato con la palla che finisce dentro nella zona di Neymar e poi Mbappé a porta vuota la insacca. Però qui ci tengo a farvi vedere che gol mi fa, perché è veramente un gol questo degno di nota. Io qua purtroppo mi ritrovo con Marquinhos in posizione non di difensore centrale ma di mediano praticamente, quindi qui come potete vedere si viene a creare un'inferiorità numerica con questo giocatore che non marca praticamente nessuno, il mio Cordoba che si tiene Mbappé, però c'è Neymar totalmente solo dall'altro lato che è proprio lui che poi propizia il gol, perché la palla qui di Vinicius finisce in stazione De Jong, lui qua si inventa un passaggio di prima che è sensazionale perché se l'avesse controllata io avrei avuto il tempo di prendere Theo. Arriva la palla a Neymar, il tiro di prima, c'era stato il miracolo di Donnarumma, ma poi Mbappé riesce a prendere il tempo a Cordoba e trovare la rete dell'1-1. Qua veramente una grandissima giocata, devo dire la verità, fatta con i tempi giusti da parte sua, con tempismo, veramente un bel gol. Meritava probabilmente la rete già con Neymar quando Donnarumma invece ha eseguito quella parata miracolosa. Quindi 35esimo, 1-1 il parziale di questo match, il totale dice 3-3, quindi ancora perfetta parità, ovviamente sarà il risultato di questo match a determinare l'esito di questo doppio confronto. Lui qui sbaglia perché questa è una chiave che spesso e volentieri viene utilizzata dai pro per sventare il giro palla avversario, quindi qui quando la palla va a transitare su Kessi, lui per evitare che io possa andare ad avanzare va a fare la trappola del fuorigioco, però in realtà il mio driven pass era già partito, quindi coglie in imbucata Marquinhos che teneva Mbappé e ancora una volta Cruyff a tu per tu, stavolta col destro, non può far altro che insaccare la rete del 2-1, quindi sfruttando anche magari l'inerzia del kickoff riesco subito a rimettere il muso davanti. Poi con Fofana riesco anche a difendere subito, lanciare in contropiede Mbappé e qui la freddezza mi premia.
Perché è una grandissima giocata con l'L1 R1. Vado ancora una volta a fare il filtrante prendendo d'imbucata il suo Militao che invece di seguirmi veniva in avanti per cercare il fuorigioco. Mbappé si ritrova all'interno dell'area di rigore a tu per tu, metto a sedere il portiere e poi non calcio subito perché altrimenti sarei incappato nell'autoblock. Quindi aspetto che il suo giocatore fa un passo verso l'esterno, si viene a creare questo corridoio e Mbappé butta dentro la rete del 3-1. Quindi giocata questa di fino, secondo me, perché magari tutto giusto fino al momento della conclusione, ma sarebbe potuto anche risultare poi un tiro bloccato dalla difesa. Qua lui si era messo ancora una volta in una situazione ottimale di kick-off perché si era costruito bene l'1v1 di Ronaldo con Córdoba, ottimo anche lo speed boost. Qui, se io non avessi fatto fallo tattico spendendo l'intervento, probabilmente Renova mi sarebbe entrato in porta visto che Córdoba era lievemente dietro e con quelle gambette che si ritrova non avrebbe sicuramente recuperato la corsa di Ronaldo a tu per tu lanciato verso la mia area. Qui uno schema che riesco a leggere per tempo. Vado a giostrare poi questo tentativo di ripartenza con lo scarico subito verso Messi. La palla è imbucata nella zona di Neymar che va in campo aperto, però purtroppo per una frazione di secondo con il tempismo sbagliato non riesco a servirlo correttamente. Peccato perché sarebbe stato probabilmente il gol del 4-1 di questo game che mi avrebbe dato un comodo più 3, insomma, per gestire tranquillamente la ripresa. Invece Lucio continua ossessivamente la ricerca della profondità, della verticalità con queste palle date verso le due punte di prima con questi filtranti, palle insomma anche alte. Ma al momento sto difendendo discretamente bene. Qui forse sbaglio, perché in questo momento potevo tranquillamente fare una suola per rientrare verso l'interno, avere la palla sul mancino e lanciare Cruyff. In un secondo momento ho anche la possibilità non di tirare dritto qui, ma di fermarmi esattamente qui e servire con triangolo la corsa di Mbappé che arrivava. Invece probabilmente ho scelto due volte la soluzione non proprio ottimale e di conseguenza poi arrivato qui faccio questo passaggio, ma non era proprio quello più sensato che potessi andare a operare. Donnarumma al rilancio con un minuto di recupero cercava forse l'ultima azione, cosa che però non arriva né da parte mia né da parte sua con questa serie di flipper che si dimentica il pallone, poi Neymar la recupera, cerca lo scarico verso Cruyff, che però viene chiuso da Militao. Quindi parziale di 3-1 al termine del primo tempo, quindi più 2 di vantaggio, match però che come vedete è equilibratissimo con occasioni pericolose sia da una parte che dall'altra. Qui su questo kick-off lui si lancia subito in avanti, cerca il driven pass nella zona di Mbappé, però è ottimo Marquinhos due volte in chiusura, sia la prima volta in anticipo sia la seconda volta sulla traiettoria del passaggio. Neymar poi a campo aperto cerco di farlo involare, cerco anche questa palla poi filtrante nella zona di Marquinhos, sperando che potesse in qualche modo tentennare e far passare Cruyff, ma la cosa purtroppo non succede, succede solamente quando si vanno a fare i filtranti verso la mia di difesa e non verso quell'altrui. Qua R9 dà una grandissima palla a Neymar e poi è freddissimo lui con questo driven pass dentro l'area perché poteva anche farsi ingolosire dal tiro, invece molto molto bravo. Guardate qua, io qui sono stato stupidissimo perché non avrei dovuto né fare il contrasto con Córdoba né tantomeno chiamarmi il raddoppio di Theo, perché chiamando il raddoppio di Theo si fa prendere totalmente in contropiede da Neymar che gli passa alle spalle, lui è abilissimo a vedere questo movimento, è anche abilissimo poi a non farsi ingolosire dalla conclusione e a servire la palla al centro dell'area. Io con Marquinhos sono stato anche lì un po', diciamo, sconsiderato nel continuare a seguire la corsa piuttosto che provare a rimanere fermo all'interno dell'area di rigore. Però, insomma, la situazione era quella che era, ecco, non era proprio delle più facili da difendere, anche se avessi probabilmente reagito in maniera diversa, forse la rete sarebbe arrivata egualmente. Quindi, all'alba del secondo tempo, subito si rimette a contatto Lucio con questo bellissimo gol. E come potete vedere, riprende un po' quella che era stata l'inerzia del primo tempo, andando a controllare un po' il pallino del gioco sin dalle prime battute di questa ripresa. Io cerco di ripartire senza però successo. Per fortuna
La difesa in questo doppio confronto è stata probabilmente una delle mie armi vincenti, ecco, perché veramente sto difendendo benissimo, chiudendo qualsiasi forma di attacco e soprattutto essendo anche molto reattivo sulle seconde palle, quei classici rimpalli che solitamente ti condizionano. Però la pressione alta di Lucio si fa sentire, ancora una volta la palla viene recuperata alta, dopo questo rimpallo arriva nella zona di Neymar, poi Mbappé da lì è abilissimo a trovare Vinicius dentro l'area, però Donnarumma con un istinto riesce a bloccarla dopo aver fatto però in realtà una mezza papera, visto che il tiro non era per niente irresistibile, di sinistro e stava facendo entrare questa conclusione. Qui bellissima la giocata di Neymar per Cruyff, bello anche l'extra pass nella zona di Messi, ottima anche la finta di tiro cancellata. Questa è stata veramente una bellissima giocata perché vedendo lo scatto di Cruyff cerco la suola per mandarlo in controtempo sul difensore avversario. Vado a fare questo movimento per rientrare. Palla di Neymar, vedo Messi solo. Vado sul mancino, rientro sul destro con la finta di tiro cancellata per disorientare l'avversario. Tiro e la palla finisce veramente fuori di un soffio. Ma probabilmente qui avrei meritato qualcosina in più perché l'azione era stata veramente congeniata ottimamente. Qua ancora una volta il classico contropiede con Mbappé che si invola. Il drive and pass però è troppo lungo e la palla finisce sul fondo. Come potete vedere, proprio ad ogni azione sembra quasi fatta apposta la differenza degli stili di gioco tra me e Lucio. Lui uno che va praticamente quasi dritto per dritto, io invece tendo molto di più a ragionare, a utilizzare entrambe le fasi di gioco senza prediligerne una, anzi forse prediligendo in realtà il possesso palla. Fofana intanto dalla mia metà campo cerca di imbastire un'azione a caccia del pari, Neymar si affida poi alla gestione palla di De Jong dentro verso ancora il brasiliano che cerca questo drive and pass ma la palla viene saggiamente allontanata da Kessié, poi Fofana completa ulteriormente il disimpegno difensivo. Qui in realtà io capisco che sto facendo una serie di errori perché mi sto andando ad adeguare a quella che è la sua velocità di gioco. Vedete come sto cercando anche io sempre la profondità, la verticalità, il lancio lungo, il drive and pass. E l'unico modo per battere Lucio è quello di non andare alla sua velocità, ma cercare di rallentare la manovra e ragionare. Tant'è vero che qui, proprio perdendo palla, arriva questa palla all'interno dell'area di rigore e per poco non ci scappava il gol del pari con R9 che era in zona pericolosissima. Io continuo a fare questi errori grossolani. Palla ancora una volta dentro l'aria per Mbappé e lui qui è bravissimo. Ma tutto nasce da questo mio errore perché qui io non devo assolutamente andarmi a fare questo drive and pass su Kessié che lui ha letto. Guardate con quanto preavviso è andato a selezionare De Jong. Mi anticipa, è anche bravo a dare subito palla di prima. Io sono in ritardissimo perché Córdoba era rimasto all'interno dell'area di rigore dopo il rinvio. Palla per Mbappé. Io con la marcatura non sono propriamente attento perché cerco di andare a coprire uno spazio che lui non vada ad aggredire, palla dentro, poi dopo il reverse elastico, veramente, veramente bravo Lucio qui a sfruttare questo mio errore. Quindi 3-3, pari e patta nuovamente quando il minuto è il 73esimo. Lui qui però concede veramente tanto su questo kickoff. Io arrivo dentro l'area di rigore con Neymar, dopo questo reverse elastico vengo falciato da Marquinhos e quindi ho subito, immediatamente, la chance di riportarmi nuovamente in vantaggio e si presenta Cruyff dal dischetto contro Donnarumma. Non vedete il mirino perché sono i server competitivi. Vado a calciare bello potente alla sinistra del mio giocatore e vado a realizzare la rete del 4-3, quindi 6-5 totale. Ma come vi dicevo, non è finita qua perché poi, ovviamente, quando manca così poco è facile trovare un avversario, soprattutto se di questo calibro che alza la pressione. Quindi bisogna essere molto bravi e anzi cercare di giocare su questa pressione. Cosa che effettivamente vado a fare, e come è accaduto nel primo tempo, realizzo un 1-2 devastante. Infatti, qui Mbappé va a servire Cruyff che vede l'avanzata di Neymar, arriva ancora una volta Cruyff sull'incrocio dopo che lui mi va a creare questo corridoio, la palla è praticamente un altro rigore in movimento per Giovanni che di destro non può far altro che da lì insaccare la rete del 5-3 per il 7-5 totale in una partita veramente veramente giocata su livelli alti e molto intensi da entrambi. Ma vi dicevo che la partita è tutt'altro che finita, magari andiamo un po' più rapidi perché comunque lui adesso cerca incessantemente di trovare la rete che possa in qualche modo riaprire, ma
velocizzando si va a schiantare spesso sulla mia difesa. Qui ancora una volta un'azione veramente da manuale, perché con Neymar vado a sfruttare l'arrivo di Kessié in zona di playmaker, vado a deludere il pressing di De Jong, mi viene incontro Cruyff, io ho già visto con la coda dell'occhio sul secondo palo Mbappé, e questo è il più facile dei gol che va effettivamente a chiudere la contesa con il parziale di 6-3 e un totale di 8-5 nel match andata e ritorno, e finirà così la partita senza troppe ulteriori emozioni. Quindi, ragazzuoli miei, fatemi sapere che ne pensate di questa partita. Se volete altre analisi gameplay, come al solito, me lo dite nei commenti. In descrizione trovate tutti i vari partners, nonché il link per le live giornaliere sulla piattaforma Viola. E vi ricordo che per tutto il mese di dicembre sarò in home page, quindi quando sono live sicuramente mi trovate lì e non potete perdere alcun appuntamento. A me non resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata. Un saluto da Riberoschi, ciao!